Ciao Gobbi, buonasera. Oggi non ho fatto il video perché sono in albergo, sono in trasferta per lavoro. Siamo in fase di conclusione della partita, 89esimo 1-1. Allora ragazzi, al netto di tutti i vari problemi che conosciamo, eccetera, poi emergono sempre gli stessi limiti. Noi abbiamo una squadra che non ha un'identità, non ha un gioco. È vero che giochiamo con tre punte, quindi abbiamo più, potenzialmente abbiamo più qualità davanti. Abbiamo dei giocatori che potenzialmente sono molto forti, perché Chiesa, Vlahovic e Di Maria ce l'hanno in pochi. Però non c'è una struttura, non c'è un'idea, è tutto lasciato al caso. Quindi l'occupazione degli spazi non è chiara, o quantomeno non sembra essere allenata, non c'è un'idea. E poi abbiamo il solito problema di staccare, di spegnere la luce, di staccare l'interruttore. Noi facciamo gol, ci abbassiamo, caliamo di intensità, lasciamo prendere campo agli avversari, che del resto, tra l'altro, il Nantes secondo me è scandaloso, quindi non ha mai creato nulla se non il contropiede del secondo tempo dove hanno pareggiato. Ma allo stesso tempo noi non siamo in grado di gestirle le partite. Cioè non ce l'abbiamo questa caratteristica. Quindi io a questo punto mi faccio delle domande, nel senso che tanto ha dato 5 minuti di recupero. La domanda è questa, cioè noi siamo una squadra che fino a quando manteniamo alta... Mamma mia ragazzi, Danilo, mamma mia. Fino a quando teniamo alta la pressione con la squadra corta, una buona intensità, un pressing alto, noi possiamo essere pericolosi. E poi smettiamo. Allora ragazzi, qui allora, o è una scelta tattica sbagliatissima, e io credo che Allegri apprezzi invece questa modalità di rintanarsi. Se non è una scelta tattica, ragazzi, in un anno e mezzo la devi allenare questa cosa. Cioè devi spingere affinché non ci sia questo calo clamoroso. Poi io sono ben consapevole che non è che si può attaccare a sprombattuto perché non reggi, va bene, però allo stesso tempo non si può staccare così la spina. Non è possibile perché non siamo in grado di gestire le partite. Boh, io è un peccato perché veramente il Nantes è poca roba, eh. È poca roba, potevi andare a giocare in Francia con un vantaggio, invece così non ce l'hai. Non capisco. Boh. A me scoccia perché comunque in questo periodo, tra l'altro, Allegri si vede che è coinvolto emotivamente e che dà il meglio delle sue caratteristiche da un punto di vista della capacità di gestire dei gruppi, sicuramente. Però, ragazzi, il calcio non è solo questo, cioè c'è un aspetto tattico che è completamente scadente, non presente dopo un anno e mezzo. Poi noi possiamo anche mettere 3 punte, 6 punte, 10 punte, non cambia niente, cioè, cambia solo che metti più giocatori forti e che quindi possono inventarti la giocata, perché sono più giocatori che possono inventarti la giocata, però le cose cambiano quando dietro al mettere i giocatori nelle giuste posizioni c'è una costruzione. Noi questa cosa, ragazzi, non l'abbiamo. Noi non abbiamo questa cosa, quindi nel momento in cui viene meno la capacità dei singoli di inventare qualcosa, non c'è la struttura e l'architettura di squadra, da un punto di vista tattico, in grado di dare quel contributo in più. Ed è sempre la stessa storia. Il problema, ragazzi, che a me dispiace, ma dopo un anno e mezzo siamo sempre lì. Vuol dire che il lavoro, da un punto di vista tattico, fatto dallo staff tecnico, non ha dato nessun frutto. Vuoi perché non ha dato nessun frutto, vuoi perché invece in realtà vogliono proprio che la gestione sia questa, cioè rintanarsi, aspettare dopo il gol e basta. Ma non paga, tantomeno in Europa. Lo vedi in queste partite, lo vedi fino a quando pressi, spingi, dai l'impressione di poter fare qualcosa o comunque di non subire in maniera importante. Appena cali un po', lasci il campo e anche se gli altri non sono pericolosi, però tu perdi del tempo che invece ti servirebbe per provare a chiudere le partite. Smetti di avere questa volontà. Non funziona, ragazzi, così non funziona. Ormai tanto è la solita storia. Poi
Poi, ripeto, in questo momento sicuramente la critica tattica è l'ultima, diciamo, delle necessità, però allo stesso tempo bisogna anche essere oggettivi, nel senso che oggettivamente questa è stata la partita. Poi è vero, è stata la traversa, un palo, quello che vogliamo, però non puoi arrivare a dover recriminare per colpa di una traversa e di un palo, perché hai di fronte una squadra che è poca roba. Io recrimino che abbiamo smesso di fare quello che sappiamo fare. Questo è quello che recrimino. Ed è sempre così. Ed è sempre così. Mancano 30 secondi. Non c'è più altro da dire, ragazzi. Poi fatemi sapere voi cosa ne pensate. Se sono io che vedo delle partite differenti, se voi avete una visione diversa, fatemi sapere. Io però ormai vedo sempre lo stesso ritornello. Mamma mia, Bremer ha tolto la palla dalla testa a Locatelli. Madonna, ragazzi. Dicevo, non puoi arrivare a dover recriminare per queste situazioni contro una squadra come il Nantes, perché se tu fai quello che hai, che puoi fare, che viste le tue potenzialità lo puoi fare alla grande, non c'è più bisogno di andare a discutere o a recriminare per episodi, perché la partita la chiudi prima. Hai una potenzialità rispetto al Nantes che è il triplo, cioè non si può arrivare a questo punto. Vediamo, credo che stiamo facendo un check. Vediamo, è finita la partita. Stanno facendo un check per vedere se c'è stato un colpo di mano. Io, sinceramente, dal recupero non l'ho visto. Però, vediamo. Magari ci fosse questo colpo di culo. L'analisi della partita non ha altro da dire. Ed è un peccato. Perché la Juventus, ragazzi, ha una forza che come giocatori non può essere in balia di un Nantes di questo tipo. L'arbitro sta andando a vedere, non capisco perché vada a vedere, perché nel senso che se loro vedono che c'è un tocco di mano, vediamo. L'arbitro sta guardando perché c'è stato il cross, colpo di testa mi sembra di Bremer che ha tolto la palla dalla testa di Locatelli. Allora la mano è alta sicuramente. Però sì, fallo di mano. Fallo di mano, clamoroso. Non capisco cosa sta aspettando l'arbitro perché la palla la colpisce con la mano. Stanno continuando a vedere da una parte, da un'immagine che non si capisce niente. Da quella da dietro si vede chiaramente il colpo di mano. Vediamo. Non ci credo. Non ci credo. Io sono allibito, ragazzi. Boh, ragazzi. Cioè, fallo di mano clamoroso. Io non capisco cosa ha visto. Cosa. Boh. Boh, ragazzi, poi vedrete anche voi le immagini. Per me è scandaloso il fallo di mano che non ha dato, perché si vede benissimo che c'è un colpo di mano del difensore sul colpo di testa di Bremer. Quindi va bene, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Come sempre, forza Juve.